Orlando, Lucia. Ah, al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Signora! Signora, sta bene? Oh, oh, oh. Dottore! Dottore, dottore! Signora! Signora, mi sente? Può sentirmi, signora? Stava bene, poi ha detto qualcosa e è svenuta. Cosa ha detto? Non so, credo al fuoco. Ma chi è sta signora? Ma ha fatto un gesto, qualcosa? Sì, così con la mano, come a scacciare qualcosa. Così ha fatto. Sì. Presto, su, prenota un attacco. Abbiamo un probabile vulnus intracranico. Vado. Signora, sono qui. Signora, non si preoccupi. Eccoci qua. Stop! Che c'è, René? Perché? No, scusa, Stanis. Ma chi è sta zinnona? Chi ha mai vista? Ma che ne so io? Cioè, funzionava per me, non so per te, non... No, Stanis, non è per quello, è che purtroppo... ma chi è quella signorina che sta sempre dietro di te? Perché non mi sembra che ci sia sul copione. Sì, però funzionava, René, per me funzionava, no? Mi scusi, chi è lei? Perché io non l'ho convocata e la produzione non sa niente. Beh, io... L'ho convocata io, René! C'è qualche problema? Come? No, queste non sono cose che ti riguardano, d'accordo? Comunque, quello che è successo tra di noi in nessun modo ti consente di scavalcare le gerarchie, sia chiaro questo? Stanis! Senti, scusa, ti devo dire una cosa. Sì, no, mi spieghi sta faccenda di questa signorina qua? Sì, no, è che mi fa colore, che riempie l'inquadratura, no? Brava, bravissima, stai, adesso torno subito. Brava Lorena. Ascolta una cosa, c'è un recente sondaggio che dimostra chiaramente che chi guadagna più di 70.000 euro l'anno sta a rota di zinne, chiaro? No dai Stanis, per favore fammi fare il mio lavoro seriamente però. Senti, René, hai scelto la protagonista, mi è andato bene. Io voglio la tettona, voglio rispetto, la voglio sempre dietro di me questa bella tettona, d'accordo? Perché o facciamo le cose 50-50 oppure salta la collaborazione, ok? Ma intanto di sta collaborazione ne dobbiamo parlare io e te dopo, casomai. Però per quanto riguarda la tettona, stiamoci attenti, ragioniamoci sopra, Stanis. E se poi al montaggio ci mangiamo le mani, stiamoci attenti. Su questo forse hai ragione, sì. Lei fa l'attrice? Sì, certo, non si vede? Certo. Arianna, fai una cosa, metti questa scena in stand-by e passiamo alla prossima, va bene così? Stanis, tu non ci sei nella prossima. Lo so, Arianna, però ci sono nella successiva, per cui la prossima, in qualche modo, in un certo senso, prepara il mio arrivo, è chiaro? Adesso ti dico come la voglio. Certo. Stai, ma passiamo alla prossima? Perché pensavo di giocarla tutta sui toni Ambra. Sull'Ambra, sì, la vuole giocare sull'Ambra. Giocaci, ce la fai vedere e poi ti diciamo che cosa ne pensiamo. Vai a giocare con l'Ambra, su.